Buongiorno, 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 si fa per dire. Siamo già al 30 di marzo, dovremmo parlare evidentemente della Pasqua, del post-Pasqua, delle zone gialle, rosse, verdi. Invece ci ritroviamo a parlare purtroppo ancora una volta di uno scandalo che ci porta sulle prime pagine di tutti i giornali e di tutti i telegiornali relativamente ad uno scandalo, perché dalla procura di Trapani è nata un'inchiesta che ha portato praticamente all'arresto di un funzionario importante della sanità siciliana, braccio destro dell'assessore, nel caso specifico dell'assessore Ruggero Razza. Dati alterati, arrestati in tre, e dunque c'è una inchiesta in corso, ma ci sono degli arresti. I carabinieri dei NAS in azione a Trapani, infatti, hanno arrestato queste tre persone. In particolare è stata arrestata Maria Letizia Di Liberti, dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, che viene descritta come il braccio destro dell'assessore Ruggero Razza. Ruggero Razza che viene anche lui indagato. Ma adesso ne parleremo di Razza. Sono stati anche arrestati, quindi agli arresti domiciliari, due collaboratori, Salvatore Cusimano, funzionario regionale, ed Emilio Madonia, dipendente di una ditta che gestisce i flussi informatici dell'assessorato. Il tutto per tenere sotto la soglia della zona rossa i dati, in sostanza per fare sembrare meno gravi i numeri di morti e contagi. Dunque, etica, responsabilità, rispetto della gente. Sono stati chiaramente infangati. Noi siamo garantisti, noi siamo garantisti, attenzione, non condanniamo nessuno, stiamo parlando di un'indagine, degli arresti, quindi la procura fa il proprio lavoro, le forze dell'ordine pure, gli avvocati faranno il loro, però noi siamo garantisti. Ma finiamo sulle prime pagine dei giornali, veniamo sputtanati per l'ennesima volta, perché già 8 mesi fa, se non sbaglio, vorrei ricordare bene, siamo stati indicati a livello nazionale come quelli che gonfiavamo i dati, o comunque non eravamo certi dei dati. Poi il presidente Musumeci intervenne difendendo Razza, respingendo in qualche modo la possibilità del commissariamento per la Sicilia per quel che riguardava la salute, e tutto si sistemò. Ora c'è quest'altra storia, una storia molto pesante, anche perché, come scrive Salvo Palazzolo su Repubblica, sul Repubblica Online, riferisce dell'assessore Razza al telefono intercettato che disse: i dati sui decessi, i dati sui morti, spalmiamoli un po'. Allora, qual è l'interesse di un assessore, di alcuni funzionari, di abbassare il numero dei decessi o dei contagi? Qualcuno dice quello di mettersi la medaglia al petto, per dire, la medaglietta di plastica, per dire guarda quanto siamo bravi qua in Sicilia, che abbiamo contenuto il virus, abbiamo contenuto il contagio. Questo sto pensando, evidentemente, sto pensando questo. E che senso ha modificare i dati? Giustamente state scrivendo in tanti. Spalmiamoli un poco, diceva l'assessore alla salute Razza alla dirigente regionale, che avrebbe dovuto comunicare i dati dei decessi per Covid in Sicilia all'Istituto Superiore di Sanità. Parlavano dei decessi del 4 novembre scorso. La dottoressa Letizia Di Liberti faceva riferimento in particolare ai dati allarmanti su Biancavilla, centro della provincia di Catania, e quindi viene coinvolta anche Catania. Adesso sentiremo chiaramente le versioni ufficiali. Siamo garantisti, attenzione, siamo garantisti, però c'è questa intercettazione dell'assessore Razza con il suo braccio destro, Maria Letizia Di Liberti, che appunto riporta la frase di Razza, dell'assessore alla salute, che dice: i dati sui decessi spalmiamoli un poco. Ripetiamo, siamo garantisti, però
aspettiamo. Però è chiaro che l'assessore Razza è indagato per falso. Ora, è chiaro che qualcosa dovrà avvenire, non possiamo far passare le cose così come se nulla fosse, tranne che non crediamo alla giustizia, tranne che non crediamo alle procure, tranne che pensiamo che sia tutta una messa in scena. Quindi, per dignità, per correttezza, per etica, qualcosa dovrà pur avvenire. Io non lo so cosa dovrà avvenire. Noi, come siciliani, siamo indignati, siamo veramente indignati, non tanto per Razza e la signora, la dottoressa Letizia Di Liberti, siamo garantisti, ma ci mancherebbe, quanto per il fatto che finiamo sempre sulle prime pagine dei giornali. I siciliani che non sanno fare bene il loro lavoro, certo, anche in Lombardia ci sono stati degli scandali e chissà quanti altri ne verranno fuori da questo periodo così complicato, così appunto grave dal punto di vista economico, dell'emergenza Covid. Ne sono convinto. E allora è chiaro che dobbiamo assolutamente ricondurre le cose al loro posto. Il tema è legalità, trasparenza. Cazzo, ma è possibile? Possibile che qualsiasi cosa avvenga, soprattutto dalle nostre parti, non è mai quello che vediamo? E noi contribuenti, noi persone oneste, noi che ci fidiamo di tutto e di tutti, ripeto, siamo garantisti con l'assessore che si dovrà difendere, si difenderà, lui è un avvocato peraltro, quindi sarà difeso. Ovviamente, ma ci mancherebbe, noi siamo garantisti, aspettiamo. Ma siamo profondamente turbati anche dall'atteggiamento di questi giorni, da quello che è avvenuto all'Assemblea regionale siciliana con l'aumento al portavoce di Musumeci da 60.000 a 160.000 euro, cioè parliamo di 100.000 euro di aumento. Ieri su Rai 1 Musumeci ha parlato con la Bortone, la collega, hanno parlato di tutto, dei vaccini, gli hub vaccinali, grandi spazi, grande organizzazione, tutto perfetto. Nella modalità noi abbiamo fatto, io, noi abbiamo fatto, io ho fatto, noi abbiamo fatto, noi faremo, noi abbiamo organizzato, noi chiederemo questo. Questa è la modalità. Senza parlare di Miccichè. Miccichè ieri in collegamento con la 7, quindi a livello nazionale ovviamente, si è parlato, oltre che delle bandiere sue che ha in casa, nella sua stanza, della Juventus, poco importa, innamorato, a tutte le maglie, ci ha fatto sapere. Non ha parlato della Sicilia, delle problematiche della Sicilia. Ha parlato semplicemente del fatto che è stato preso in giro quando ha chiesto di far vaccinare tutta l'assemblea regionale e quindi i politici. Quando ci sono i soggetti fragili che non hanno ricevuto il vaccino, molti anziani che stanno aspettando a casa il vaccino. E lui parla dei politici che sono all'interno dell'Assemblea regionale siciliana, che avrebbero dovuto fare il vaccino, secondo Miccichè, che si è incavolato, che è andato su tutte le furie, il video è diventato anche virale. Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Quindi, Musumeci da una parte, Miccichè dall'altra, hanno parlato di tante cose, tante robe. Ma non hanno parlato dei problemi reali di questa terra, delle emergenze reali di questa terra. Perché non è perché io vado in televisione e dico chiederò a Draghi, chiederò a Tizio, a Caio Sempronio che noi abbiamo bisogno. Io vorrei sentire dal mio presidente, vorrei sentire dal mio assessore, dal presidente dell'Assemblea regionale siciliana come la Sicilia dovrà tirarsi fuori dai guai senza aspettare che me lo dica Roma. Se siete dei politici, se siete responsabili di questo popolo che vi ha eletto, che vi ha portato lì, dovete trovare le soluzioni per questo popolo ed eventualmente proporre, non andare a chiedere col piattino a Roma, quasi che ogni qualvolta c'è qualcosa da fare, andiamo a Roma col piattino, come ad elemosinare qualcosa. Noi abbiamo tanta dignità, noi siciliani abbiamo le palle, noi ce le abbiamo le palle.
Noi non vogliamo essere più succubi. Noi la dobbiamo smettere con questa gente che ci prende in giro. Noi abbiamo la forza, abbiamo la dignità, la preparazione, la capacità, la storia per non dipendere su tutto da Roma. Noi vorremmo gente capace, non gente incapace. Noi vogliamo gente capace che ci rappresenti a testa alta e schiena dritta. Noi abbiamo bisogno di questa gente, non abbiamo bisogno di incapaci. Troppa stupidità in giro, troppa. Noi abbiamo bisogno di gente che ci rappresenti con orgoglio. Noi siciliani abbiamo bisogno di gente che va a Roma, che vada a Roma senza il piattino. Noi dobbiamo essere orgogliosi delle nostre radici. Noi dobbiamo essere fieri di quello che abbiamo fatto. Certo, anche qui c'è gentaglia, certo. E corruzione, e tangenti, e mazzette. Su questo siamo d'accordo. Siamo d'accordo. Ma chi dovrà affrontarle queste problematiche? Chi, se vanno in televisione i nostri rappresentanti e parlano di tutto, dalla bandiera della Juventus, delle magliette di Miccichè, alla battuta sul fatto che faremo i vaccini addirittura al mare. Dai, dai, al mare. No, in mezzo alla spiaggia facciamo anche i vaccini. Facciamoli nei posti adeguati, i vaccini. I vaccini vanno fatti nei luoghi deputati, evidentemente, non dove capita. Adesso ci stiamo vantando che andiamo in chiesa e ci andiamo a fare il vaccino. Non intervengo perché non sono un medico e non voglio intervenire, ma ho una mia idea sulle vaccinazioni in chiesa e me la tengo per me. Quindi, chiudendo il discorso, e questa rassegna stampa, non voglio essere lungo. Dico semplicemente che andrebbero affrontati temi importanti per quest'isola, ma non vedo una vera e propria class action, cioè una sinergia. Siamo peggio della Calabria, dice Enzo Marcenò, che salutiamo, e ho detto tutto, incompetenti e servi dei partiti, ci dice in questo suo intervento Enzo Marcenò. Quindi, abbiamo tematiche importanti, delicatissime, al di là di questa vicenda. E poi vi dico, nessuno, dicasi nessuno, sta parlando del caso Montante. Signori, infangati a livello nazionale per quello che ha fatto Montante. E i suoi, evidentemente, gli Antonellos Boys, perché ieri ne hanno parlato, credo, a Rete 4, e ci sono delle cose pesantissime che riguardano tante persone che ancora oggi sono ai posti di comando. Ma in Sicilia non ne parla nessuno. Non ne parla nessuno. Parliamo di cose vacue, facciamo le battute in TV, andiamo in TV, facciamo le battute, facciamo cabaret, perché beh, noi siamo simpatici, no? Ma quantomeno siamo simpatici. Altro che. Mentre c'è la gente che, cazzo, è a terra, è in ginocchio, ristoratori, baristi, quelli che si occupano di palestre, dei cinema, dei teatri, gli attori, c'è gente praticamente disperata. Buona parte dei miei colleghi, noi giornalisti, abbiamo il culo per terra. Quelli che non hanno un editore, quelli che non sono allineati e coperti. La vicenda Montante era un sistema, così come è stato il sistema Palamara, pesantissimo, ma non ne parla nessuno. Nessuno fa nomi e cognomi, nessuno si dimette. Signori, nessuno si dimette, ed è la cosa più preoccupante. Come dire, tutti sono autorizzati a fare tutto. Questo è. Questo è. Quindi, su Montante ci sono argomentazioni così delicate che probabilmente viene giù il palazzo. Questa è la realtà vera. Ma la gente va avanti, perché, ma anche perché qui abbiamo problemi di sopravvivenza. Cioè,
Qui veramente abbiamo il classico problema, perché bisogna pagare gli affitti, bisogna pagare le tasse, le bollette dal 1° di aprile aumenteranno del 4%, molti di voi non lo sanno, ma ve lo anticipo, dal 4%, lo sapevate voi, che aumentano del 4% dal 1° di aprile gas ed elettricità? Ebbene, chi se ne sta occupando? Chi si sta occupando delle fasce cosiddette deboli? Chi si sta occupando delle emergenze di questo territorio? Ma realmente, qui ancora, signori, qui dalle nostre parti, ancora andiamo a inaugurare le aiuole, andiamo a inaugurare i fiori, le piante, gli alberelli. C'è praticamente una Sicilia che sta affondando e noi allegramente andiamo a inaugurare rotatorie, alberelli, panchine, fontanelle. Qualche semaforo. Cioè, ma dove dobbiamo andare? Dov'è lo scenario economico, sociale e politico di questa città, di questo territorio? Sapete di cosa parlano i politici? E poi chiudo, giuro che mi taccio. Parlano di alleanze in questo momento. In questo momento si stanno organizzando per come andare ad affrontare le prossime elezioni regionali, le prossime nazionali, perché comunque ci saranno, e quelle comunali. Come si dovranno fare gli inciuci, le alleanze, parlano di questo. Cioè la gente sta morendo economicamente, ormai abbiamo raschiato il barile, e loro parlano di alleanze. Tu con chi ti candidi? Tu ti devi candidare con Tizio, tu con Caio, tu con Sempronio, io mi candido con questo, così freghiamo a quello, e no, quello non lo possiamo poi gestire se lanciamo quello da solo. Fanno queste discussioni, credetemi. Fanno queste discussioni, cioè il popolo sta affogando e loro fanno le discussioni su come organizzarsi politicamente, perché comunque è una fonte di guadagno, è una fonte di sussistenza per poter chiaramente andare avanti. Non devo aggiungere altro, siamo garantisti su tutti, chiaramente al di là della condanna a 14 anni per Antonello Montante, per quanto riguarda la prima sentenza, evidentemente il primo grado, però insomma riguarda tutti e non soltanto l'ex governatore Crocetta. Tanta gente ha avuto a che fare con Montante, ma anche con chiaramente i suoi uomini, evidentemente. A Palazzo lo conoscevano e lo conoscono tutti, adesso qualcuno fa finta di nulla ed evita anche di rilasciare dichiarazioni e di dire qual è la propria posizione. Va bene, grazie a tutti, buona vita, seguiteci sui nostri social, su sicrapress.it e con l'informazione raccontata. Buona vita a tutti.